che noi ci stiamo anche preparando per le prossime elezioni provinciali, quelli per il rinnovo del Consiglio, dove speriamo, ecco, di poter cambiare la storia della provincia, che non è certamente esaltante in questo momento, dove chi è stato eletto per i nostri voti determinanti, il nostro 8%, che era pari a 8.000 voti, ha consentito a chi ha vinto solo per 154 voti di poter essere presidente della provincia e contestualmente di essere anche sindaco di San Severo. Beh, questo signore si è totalmente dimenticato, lasciando a San Severo il governo di quella città ad altre forze, non certamente comanda lui a San Severo, a Foggia ha consegnato tutta la provincia nelle mani di Rosario Cusmai, che noi non riconosciamo essere il presidente della provincia. Per cui noi faremo di tutto per ridare rilegittimità e dignità alla provincia, mettendoci esattamente dall'altra parte, perché saremo determinanti per mandarlo, per mandare il e mettere, sappiamo che lui dura 4 anni, però non avrà più un consiglio provinciale che possa in qualche maniera come dire, sopportare o supportare.